questo rifiuto tra i delitti più feroci, peggiori che un essere umano può compiere, c'è quello di farlo su un bambino. Ecco, purtroppo quanto è accaduto qualche giorno fa qui a Viterbo. Ma la cosa più grave è che è un bambino ed è un bambino adottivo, quindi c'è una duplice responsabilità, se questa responsabilità verrà acclarata. C'è una duplice responsabilità perché una persona che ha in affidamento, in adozione un bambino dovrebbe sentirlo figlio due volte, non una volta sola, per cui dovrebbe stare molto attenta nella fase di educazione e non eccedere in questi atteggiamenti. Certamente, e tutto quanto si è venuto a conoscenza grazie soprattutto alla collaborazione di un automobilista che per caso si è trovato lì sul luogo del delitto a passare. Sì, questo automobilista tra l'altro ha dimostrato un altissimo senso civico, ha subito da noi sequestro della macchina perché sulla sua macchina c'erano delle gocce di sangue, quindi dovevamo capire se era stata la macchina ad investire il bambino, se il bambino aveva riportato le lesioni in circostanze diverse, e i rilievi anche della polizia statale hanno escluso che sia stata l'auto, quindi l'uomo ha avuto un grandissimo senso civico e poi ha avuto subito la prontezza di chiamare il 113 e gli agenti, la volante intervenuta sul posto, ha immediatamente convocato un elicottero perché le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime. Infatti il bambino è entrato in rianimazione al Gemelli, dove è stato portato con l'elicottero, e lì è rimasto per molti giorni fino ad oggi. Il fatto risale al 2 di questo mese, quindi è di una gravità inaudita. Questa sciagurata madre, che all'improvviso, come già ha detto lei, è proprio il maggior affetto in quanto una madre che adotta un bambino dovrebbe averne di più, ecco, questa sciagurata madre non ha spiegato quali sono stati i motivi veri, se non a parte il fatto che il bambino abbia commesso la maratella. Lei non ha detto niente, sarà compito della magistratura. Che si è dimostrata come sempre all'altezza della situazione, verificare le condizioni mentali della donna, perché qualsiasi punizione lei avesse voluto infliggere al bambino non giustifica questo tipo di lesioni, che sono lesioni gravissime. Ripeto, il bambino è stato in rianimazione per molti giorni, ha avuto la terapia intensiva, aveva una ferita alla fronte di una decina di centimetri molto profonda e aveva delle lesioni al fegato. Lui dice di essere stato colpito più volte con un colpo contundente dalla madre, ha anche mimato con un pupazzo quello che è accaduto, quindi è molto credibile, anche perché era assistita dagli assistenti sociali, dal personale anche del Gemelli, la sua persona dei fatti. Il marito di questa donna non era presente al fatto, ecco, come ha giustificato secondo il vostro interrogatorio l'atto della moglie? No, lui non è entrato nei particolari, anche perché, ripeto, la moglie si è avvalsa della facoltà di non rispondere, e il marito ovviamente vive con questa donna, è regolarmente sposata da 30 anni e non se l'è sentita di dichiarare niente, è rimasto stupefatto dall'accaduto.